Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha confermato quello che il TAR prima aveva sostenuto, il sindaco di Bolognano con diverse emissive aveva già intimato e scritto alla Moligean SRL, la società proprietaria dei terreni, la stessa cosa aveva fatto il Ministero dell'Ambiente, ossia oggi non c'è più tempo da perdere, speriamo e auspichiamo che la società nel più breve tempo possibile, entro i prossimi 30 giorni, possa provvedere a presentare un progetto serio e credibile di abbattimento. Noi come Fratelli d'Italia ci stiamo occupando incessantemente sia della situazione di Piano d'Orta e parallelamente alla situazione delle due discariche 2A e 2B di Bussi. A noi il tema della sostenibilità, dell'ambiente è molto caro, spero che anche altre forze politiche invece di interessarsi di temi meno importanti possano con noi fare quadrato e combattere e fare anche le giuste battaglie con il governo per quanto riguarda la salvaguardia dei terreni. Però oggi la Moligea non ha più scuse, anche il Consiglio di Stato è stato chiaro e quindi noi speriamo, auspichiamo e crediamo che nei prossimi 30 giorni la società possa produrre documenti importanti. Colgo l'occasione per rimarcare la negligenza di chi aveva il governo provinciale, comunale e regionale in questi anni, che doveva impegnarsi per risolvere questioni così annose e così importanti, negligenza che ha portato la magistratura ad aprire l'indagine, quindi ringraziamo il procuratore e due vice procuratori per l'attività svolta.